Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Da 3 giorni a Venezia e non sono riuscito a partorire dei video, perché raccontare Venezia è sempre molto difficile. È cangiante, è un posto carico di storia. È carico anche di citazioni, Venezia stessa è una grandissima citazione. E quindi ogni volta che vengo a Venezia è come se scavassi dentro qualcosa che sta nella memoria, nel mio passato. Quando ero giovane ero innamoratissimo di Hemingway. E leggevo di questo Hemingway che durante la Prima Guerra Mondiale stava qui sul fronte e in libera uscita passava anche per Venezia. E poi Hemingway che in tarda età bazzica a Venezia e finisce di scrivere di là dal fiume tra gli alberi, si andava a sedere al caffè Florian. E allora ho pensato, perché non andarmi a sedere al caffè Florian? Affidandosi al dio del viaggio qualcosa può sempre accadere, come per esempio incontrare una pugliese. Ta-da! Anna Rita, incredibile ma vero, ho scoperto che Anna Rita, questa mia amica, lavora qui. Dalla Puglia, con furo. Ma questi pugliesi! Ovunque nel mondo, Sì, ma c'era il permesso di soggiorno. Me lo rinnovano ogni anno. Benissimo, solo perché lavoro al Florian. Sarà contento Salvini. Dai, che c'è lo spirito del Florian che ti accoglie. Anche lo spirito del dio del viaggio, si insomma. Sono perché io volevo sedermi in un posto dove si sedeva Hemingway. Certo, ti ci porto. Grazie, bellissima padrone di casa. Appena arrivato. Questo è l'ingresso, questa è la greca. Ci sono tutti. Vedi tutta quanta la decorazione marmorea è del 1720, l'ultimo allestimento del 1858. Sala delle donne del 1776, viene fatto divieto alle donne di entrare nei caffè. Fatta eccezione per il Florian, il proprietario Floriano Francesconi era riuscito ad avere appunto questo particolare permesso di accogliere le donne, venivano accolte qui, era l'unica sala dove non si poteva fumare, infatti c'è ancora sono pregati di due domande. Si girano per far accomodare le signore con abiti settecenteschi, vedi? Girano, quindi hanno un perno fisso ed è tutto mamma di Carrara, bellissimo questo mamma di Carrara. Questa è la più magica delle sale, che infatti era amata da Hemingway, ma il punto era che era il luogo dove si accoglieva la gente affinché potesse parlare, dialogare, anche avere nuove idee creative. Persone come Hemingway raccoglievano i loro pensieri qui, però è quello il punto, che quando vieni a Florian ti devi un attimo... Sai, non è la consumazione che fai in un altro posto, in fondo devi immergerti nello spirito, nell'atmosfera, e sei, saresti un po' qui, la respiri, la senti, la fai tua. È come essere in un museo. Un po' lo è. Cioè, senti che veramente c'è la storia, la percepisci, c'è lo spirito del Florian. Il Florian è fermo al centro della piazza San Marco, sì. E tutto il mondo ruota intorno. In fondo osservi, anche dal punto di vista psicologico, tutta una gamma di umanità impressionante. Allora, io intanto mi accomodo cercando idee per i prossimi viaggi. Sì, e troverai tanta ispirazione. È una cosa molto emozionante. Ok, il viaggio di Vostok continua anche di qui, guardando il mondo passare. Del resto, Venezia in sé è sempre stato un porto, un crocevia del mondo. Grazie ad Anna Rita. Grazie a te, è stato un piacere. Bellissimo, però intanto non posso salire. Direi che sì. Sono riuscito a sedermi dove si sedeva Hemingway, al caffè Floriano.